una serata particolare con una serie di modelli storici della Porsche. Sì, salve. Stasera diciamo l'inaugurazione e l'ufficializzazione diciamo della nomina come partner Porsche Classic della nostra azienda, che è l'azienda del Priore, che siamo un'azienda storica del territorio in Campania. L'anno prossimo faremo 70 anni di attività ed è un po' un riconoscimento alla nostra storia e alle nostre anche competenze diciamo in materia di auto anche d'epoca, oltre che le auto logicamente attuali. E diciamo ci inorgoglisce perché significa essere anche un punto di riferimento per tutti i nostri clienti che da decenni diciamo ci preferiscono e ci diciamo ci seguono, ecco, negli anni. Quindi sapere di poter essere i custodi diciamo dei loro sogni, queste auto d'epoca che sono auto che sono diciamo auto fantastiche, sono auto a cui sono molto legati i nostri clienti e quindi ce le affidano con tanta cura, sapere che sanno che queste auto sono in buone mani, nelle nostre mani, è anche un fattore diciamo, che ci inorgoglisce. Beh, l'auto d'epoca è in grande, diciamo oggi oltre ad essere c'è il fascino dell'auto storica in sé per sé, per la bellezza, tenga conto che le Porsche sono auto ormai di 75 anni che ancora girano tranquillamente perché sono auto ancora utilizzabili tutti i giorni, ma sono anche diventate un bene di investimento, quindi sono attrae una parte di clientela e diciamo non solo ci gira, ma diciamo anche un bene di investimento, ecco, per tanti clienti. È la 911 logicamente, di cui ne abbiamo una lì che un nostro cliente ci ha con tanto entusiasmo ce l'ha portata stasera, è una delle prime, quella che è in salone, quella rossa, e la 911 è l'icona diciamo del brand, è la macchina che da 61 anni è diciamo il simbolo di Porsche. Diciamo è un settore in grande trasformazione, diciamo, la nostra azienda le ha un po' passate tutte, dagli anni 50 la prima motorizzazione, gli anni 70 la crisi del petrolio, poi diciamo fino ad arrivare agli anni attuali, che è un momento di grandissima trasformazione perché è un momento che, come sappiamo, ci stiamo andando tutti verso la transizione ecologica, verso le auto elettriche, ed è un momento in cui tutto il settore è un po' sotto pressione, è un momento di grande trasformazione, quindi grossi investimenti da parte delle case automobilistiche sono state fatte e ci vengono anche chiesti a noi come diciamo, aziende concessionarie in generale di tutto il mercato dell'auto, quindi è un momento particolare, questo devo dire, di transizione, di cambiamento particolare. E bisogna diciamo stare anche molto, come dire, sul pezzo, perché tra digitalizzazione e trasformazione, diciamo transizione ecologica, i cambiamenti in atto sono forti, ecco. Come diceva anche prima Giuseppe, questo è un sogno di tante persone. C'è per qualcuno che è un punto d'arrivo e c'è per qualcuno che è un punto di partenza, ognuno ha il suo sogno. Salerno ha in qualche modo l'orgoglio di ospitare questo punto che diventa un riferimento in tutta Italia, sono 4-5 i centri che si occupano di fare quello che viene fatto qui, che diventa Porsche Classic Partner. Che cosa significa? Significa avere passione per il mondo delle auto, significa avere passione per il brand Porsche, si deve lavorare a stretto contatto con il cliente, ogni cliente ha la sua macchina, non c'è una macchina che è più bella dell'altra, ogni macchina ha la sua storia, bisogna stare però vicino al cliente e capire quello che vuole il cliente, perché ognuno vuole personalizzare la macchina in una determinata maniera, ognuno lo vuole tenere originale in una determinata maniera, bisogna lavorare con il cliente, capire la sua passione e stare vicino al cliente. Un brand, un marchio che resiste anche alla crisi, nel senso Porsche, passano gli anni, passano i decenni, però è un marchio che ha sempre il suo appeal. Porsche ormai è considerato un brand del lusso, è un brand iconico, se oggi si va a vedere sul ranking della valorizzazione del brand, è il primo brand anche sopra Louis Vuitton, è una storia che inizia veramente durante
degli anni molto particolari, con una storia anche di Porsche proprio come persona molto particolare. È andato incontro a diversi fallimenti e ci sono stati diversi momenti difficili per il brand, però è un brand che è riuscito a sopravvivere perché c'è passione, c'è, è sempre stato un sogno, e per lavorare con Porsche devi avere i tuoi sogni, seguirli, e come dicevo prima bisogna stare vicino ai clienti e seguire i loro sogni. Modello iconico è la 911, adesso qual è il modello più forte? Sempre la 911, no, in realtà oggi c'è una vasta gamma di prodotti, si lavora ancora con il termico, ci sono tanti altri modelli che si sono spostati sull'elettrico, fra pochissimo vedremo tutta quanta la Macan, che in Italia rappresenta quasi il 50% della quota, che sarà totalmente elettrica. La verità è che anche sui motori elettrici, sui modelli elettrici, quando uno entra si accorge che è una Porsche.